Roberta, siamo qui al Country Club perché oggi viene presentata un'altra iniziativa. Ecco, vuoi presentarcela tu? Sì, abbiamo la terza edizione del torneo internazionale di tennis e carrozzina che si svolge a Palermo, sempre al Country, con ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia ma anche dall'estero. Per noi è una grande soddisfazione avere di nuovo questo torneo che ci ha affidato l'ITF. Speriamo di poter continuare anche nei prossimi anni, malgrado tutti i problemi che ormai il mondo sportivo deve affrontare ogni giorno. Ecco, diciamo che ormai tutti hanno cominciato ad avere la sensibilità e la capacità di capire che il fatto di essere diversamente abili possa essere un fatto che margina. Nella realtà dei fatti, questo torneo, per dire, così come tante altre iniziative, perché sappiamo che nello sport esiste proprio addirittura un'Olimpiade, c'è invece una grande partecipazione, a dimostrazione che si può vivere la propria vita normalmente e quindi ecco, anche in maniera competitiva, come in questo caso. Sì, assolutamente. Lo sport anzi è uno di quegli strumenti che proprio serve a fare, spesso reintegrare i ragazzi che hanno subito incidenti nella vita di tutti i giorni. Spesso le persone associano disabilità alla mancanza proprio da parte di questi ragazzi di poter vivere una vita normale come fanno tutti gli altri, cosa che non è vera, anche se dobbiamo essere sinceri, ci dobbiamo adottare, diciamo, una società che non è che è molto accogliente nei confronti dei portatori, diciamo, di handicap in generale, non solo per i disabili fisici ma anche per quelli sensoriali, così via, anche i ragazzi che hanno disabilità mentale. Però attraverso lo sport si è riuscito a far capire a moltissime persone, infatti anche qua ci sono ragazzi delle scuole che sono qua proprio per questo motivo, che attraverso lo sport si può vivere una vita normale e viverla bene, cioè si può vivere proprio bene senza dover stare sempre chiusi a casa, non fare niente, perché anche se uno è disabile può dare e fare per la società. Assolutamente sì, tra le altre iniziative ne presenterete un'altra, ci sarà presto una conferenza stampa, vuoi anticiparcela? Sì, infatti il 9 ottobre avremo una conferenza stampa di presentazione dei cantieri culturali della ZISA nella sala Michele Perriera alle 11 della giornata nazionale dello sport paralimpico, che è una giornata che viene che si svolgerà il 10 ottobre in 5 città italiane, compresa Palermo. CIP nazionale ha scelto Palermo, che è l'unica città del sud dove si svolgerà questa, diciamo, giornata, che è aperta agli alunni disabili e non delle scuole di primo e secondo grado di Palermo. Ci saranno presenti circa 15 discipline, federazioni, 15 discipline sportive, dove verranno fatte delle esibizioni, ma anche durante le quali si potrà fare provare questi ragazzi tutti questi sport che vengono praticati nel settore paralimpico. Quindi abbiamo trovato una formula che è quella di unire ragazzi disabili con i ragazzi non dotati, in maniera tale che ci sia una piena integrazione anche attraverso lo sport. Saranno presenti poi dei testimonial sia paralimpici che olimpici. Avremo tutte le disabilità che sono, di cui noi ci occupiamo, nel senso dal punto di vista sportivo, e si svolgerà questa manifestazione allo stadio Renzo Barbera, lato curva nord del parcheggio, e per gli sport acquatici che avremo la canoa e il nuoto presso la piscina comunale, sempre in Viale del Fante. Per noi è una grande sfida perché abbiamo già circa 800-900 iscritti, quindi la cosa è molto abbastanza impegnativa, però sono poche le occasioni per i ragazzi nelle scuole di fare attività sportiva in queste, diciamo, grandi manifestazioni, a prescindere dai giochi sportivi studenteschi, e quando possiamo siamo ben lieti di fare un po' di attività ai ragazzi. Ci troviamo con il direttore tecnico, con Gaspare Ganci. Gaspare, allora, presentaci dal punto di vista, ecco, tecnico, questo torneo. Intanto, come ho detto già in conferenza stampa, l'assenza di Fabian Mazzei, per motivi fisici proprio, sta male, che è il numero uno d'Italia, ha fatto sì che questo torneo quest'anno diventasse un torneo molto tecnico. Non abbiamo un favorito a tutt'oggi, cioè il numero uno è Massimiliano Banci, toscano,
il numero 80 del mondo, il numero 2 del ranking Luca Spana, numero 3 Ivan Lyon, però io sono convinto che almeno 8 giocatori sulla carta si possono aggiudicare quest'anno la Mediterranean Cup. Dalla Svizzera è arrivato Cianfoni, abbiamo un italo-rumeno ormai quasi adottato italiano che è Silvio Cuea. E sono convinto che sarà un torneo, c'è anche Diego Amadori che ha un sussiding a testa 6 numero 4, quindi sarà un torneo tecnicamente veramente di livello. Senti, le difficoltà maggiori in realtà forse risolte dalla grande generosità tua e da parte di quella anche di Roberta, che sapete sempre superare tutte le grandi difficoltà, soprattutto in una città come Palermo dove è difficile, ecco, riuscire a organizzare manifestazioni. Questa è una cosa che abbiamo detto, ribadiamo. E intanto ringrazieremo sempre e lunga vita a Olivero Palma e a Giorgio Cammarata che ci mettono il loro circo completamente gratuitamente a disposizione di questo evento. Come sapete che Vicissitudini forse è rimasto uno dei pochi eventi internazionali insieme a questo Futures che stanno facendo anche a Palermo dal 9, perché i contributi non ce ne sono, perché la crisi attanaglia tutta la regione, tutta l'Italia, quindi sono grandi sacrifici. Abbiamo dei volontari che ci aiutano, l'INE, qualche sponsor privato, il comune ha raschiato, come ha detto in conferenza stampa il rappresentante, per pagare qualcosa degli alloggi. Noi ci proviamo, ce la mettiamo tutte. Non vogliamo perdere questo appuntamento che l'ITF ci ha affidato 3 anni fa. Continueremo con la nostra passione, con il nostro cuore. Oggi ci sono 300 ragazzi delle scuole a vedere l'evento, quindi noi vorremmo crescere e speriamo di crescere realmente, però dico, è dura organizzare a Palermo, è dura avere un impianto se non l'hotel torre che possa ospitare 16 disabili, cioè non è una cosa semplice, transportation, insomma, non è semplice, però noi ce la metteremo sempre tutto. In bocca al lupo, dai. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Quindi